Il Castello dei Monti è considerato dal critico d'arte ottocentesco Bacile di Castiglione il più bel monumento di architettura militare e feudale del principio del Cinquecento in terra d'Otranto. È uno dei pochi esempi di fortezza militare salentina che conserva ancora intatto l'originario fossato che ne circonda il perimetro. La storia del castello risale al Medioevo, ma venne completamente ristrutturato e ammodernato tra il 1514 e il 1519 per volontà di Giovan Battista de Monti, che si avvalse di maestranze locali adeguando il maniero angioino alle nuove esigenze belliche e ai principi dell'ingegneria militare del tempo. Esso ha infatti quattro imperiosi torrioni circolari agli angoli della sua pianta quadrangolare, che assicuravano un tempo la difesa dell'intera struttura. La presenza di numerose cannoniere che si aprono lungo i fianchi delle torri e di casematte per ricevere l'artiglieria dal piano terra e dal primo piano in caso di assedio denota come il castello di Corigliano d'Otranto fosse un tempo un luogo molto protetto e sicuro. Venuta meno l'originaria funzione difensiva, nel 1662 il duca Francesco Trane ingentilì il castello facendo costruire una nuova facciata sovrapposta a quella preesistente. La facciata fu adornata con una serie di statue allegoriche, accompagnate da iscrizioni, aforismi, motti e busti di grandi personaggi del passato. Al centro fece realizzare una statua con la sua effigie, attorniata dalle allegorie della giustizia e della carità.